La gran figura della serata, De Boer, parte il calcio di punizione, la respinta è stata di Baresi. Cambia gioco a cercare Baggio, il colpo di testa all'indietro Baggio. Sono 35 anni che la nostra nazionale maggiore non gioca qui a Palermo, suggerimento intanto per De Agostini, troppo lungo il pallone in profondità. Che molti di questi infortuni siano diplomatici, perché i giocatori non hanno trovato l'accordo dopo il mondiale. Finale olandese, rivediamo intanto il cross dell'azione precedente. Vedete il pallone che termina in area di rigore, viene sfiorato da Schillaci ma non a scopo. Vicke, Baggio, lancia Baresi, da Baggio, si gira bene Baggio, poi da un gran pallone a De Napoli che al momento di entrare in area, un avversario, ecco che rivediamo, osservate Baggio, vedete che gli detta il passaggio in profondità De Napoli e De Napoli viene forse trattenuto, si gira, converge, tocca su Baggio, tenta sulla lunga distanza. One of voters, De Boer, ha giocato molto bene finora De Boer, ma è Baggio su di lui che gli ruba il pallone, De Boer lo mette giù, c'è calcio di punizione. Parocchi per Baggio, martellanza a cercare Schillaci, Schillaci viene fermato, De Napoli sul fondo, tocca fuori a Baresi, destro di Baresi, porta vuota incredibilmente, porta era vuota, ha tentato Baggio mi pare di ribadire il gol, ma ancora insistono gli azzurri con lo stesso Baggio, di fronte Winters, mette in mezzo, c'è una resistenza, Cazzo Maldini cerca Baggio, Baggio sguscia via Kuman che lo sgomita, punizione ancora. Il Baggio che controlla, gli si avvicina Kuman, lo aggira Baggio, torna su di lui Kuman, vedete la bracciata, calcio di punizione, sostituzione del campionato di Serie C1, parte il cross di Baggio, mucchio in area, stufa Maldini, ma mette sul fondo. Si vede che l'Inter è alle prese con una serie di giocatori infortunati, davvero impressionante. Ecco intanto Baggio, domenica scorsa Giannini intanto viene pescato, Baresi troppo lungo forse, Baresi comunque riesce a conquistare, intercetta Maldini, Wouter gira ma c'è Baggio, Baggio sbuca poi Baresi, palla per Baggio che però si fa anticipare da De Boer, colpo di tacco, Bergo di Baggio, scatta velocissimo a sovrapporsi Donadoni, eccolo servito, Maldini, Baggio, si gira ottimamente Baggio, palla per De Agostini, non ha il suo piede, Schillaci, poi Baggio, prova, ribattuto ancora il pallone, Maldini, pallonetto, ma il della rete, ecco che rivediamo il tutto, vedete Baggio che dà il pallone a De Agostini si inserisce bene, ma ha il pallone sul destro che non è il suo piede, poi Schillaci che ha un controllo un po' difficoltoso, il colpo di testa è di Valks, la gran battuta è di Baggio che colpisce. Ancora Bergomi mette fuori, Baggio, Baggio, lavora in dribbling il pallone, Donadoni e si scancia, Baresi, dentro per Baggio, non filtra il pallone, scatta però Baggio, 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 porta vuota, Baggio, gol! Gol di Baggio, prodezza di Baggio, su grande iniziativa di Baresi, esplode la favorita al 44esimo abbondante del primo tempo, Roberto Baggio con un'azione delle sue porta in vantaggio l'Italia, ecco Van Breukelen, grandissima iniziativa di Baresi che dopo aver chiuso una pericolosa azione avversaria è venuto in avanti, avete visto il suo suggerimento per Baggio, pallone sfiorato da un avversario, Baggio per anticipa Kuman, aggira Van Breukelen in uscita, mette dentro 1-0 per l'Italia, ancora il prezioso suggerimento di Baresi, vedete che Blind sfiora il pallone, Baggio, vedete la sua finta di corpo a sbilanciare Van Breukelen, il gol, 1-0 per l'Italia, bravo Baggio, ancora
è un gol alla Baggio, è proprio il caso di dire. Lancio di Schillaci e per De Agostini, travolta Baggio, calcio di punizione, fallo di Winter su Baggio, la terra, Marocchi per Baggio, Baggio, dentro il pallone per Schillaci, tiro, palo, clamoroso palo, e poi ancora Baggio alla ricerca del pallone. Baggio, palla fuori, rimessa Schillaci, Schillaci intende la combinazione con Baggio, carambola il pallone, ecco un pallone per Baggio, intanto si gira Baggio e dà gioco ora De Agostini, Baggio fermato, la partita da vicini per quello che sarebbe il debutto ufficiale. Ora è Winter che tocca nera e grigia, palla ora per Baresi, determinante la sua iniziativa, il colpo di testa bellissimo di Schillaci per Baresi e c'è Baggio che è in fuorigioco, gol, ma è fuorigioco, è fuorigioco, grande azione dei nostri, ma Baggio era in posizione irregolare, bellissima comunque la fase di preparazione e anche tutto sommato l'esecuzione di Baggio che era in posizione irregolare. Baggio trippa, Baggio troppo lungo forse, a Baggio, Baggio di fronte a Rudies, trippa, Baggio, bella l'azione di Baggio, Mancini, trippa e Baggio e Mancini con Winter che mette fuori, rischiano qualcosa questi palleggi eleganti in fase di disimpegno, ancora un ottimo tocco verso Schillaci, Claudio. Marocchi, Baggio, Mancini, buono il pallone di Mancini, ma Mancini cerca Baggio, 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 Baggio resiste all'attacco di Winter, si defila Schillaci, eccolo servito Schillaci, attaccone, colpo di, eccolo servito Marocchi per Baggio, Baggio, e incredibilmente stavolta l'arbitro comanda il calcio di punizione, sempre Mancini, taglia dentro per Baggio, fuori ancora per lo stesso Mancini, cross verso, rivediamo, vedete pregevole la combinazione tra Mancini e Baggio, quale calibra il traversone cercando Schini, ecco il fischio della fine del signor Petrovic, sostanzialmente equilibrata, come vedete che l'Italia comunque ha vinto.